l'argomento di sottosopra, io sono Luca Baccherini, uno degli organizzatori e promotori di questa scuola politica, e iniziamo stasera la nostra terza sessione seminariale. Dopo aver parlato di Europa, abbiamo investigato anche aspetti giuridici ed economici, e in questi due giorni affronteremo invece un tema più vasto, sia il mondo inteso, così come viene inteso dalla geopolitica. Nella giornata di domani affronteremo alcuni argomenti specifici, la mattina la proiezione dell'impero statunitense sul Pacifico e invece nel pomeriggio il caos delle terre medio orientali. Ci è parso quindi corretto inaugurare questi due giorni con Pierluigi Fagallo, autore del recente libro per Pazzi Editori Verso un mondo bipolare, e inaugurando quindi questo fine settimana con un duplice sguardo insieme sul mondo e sulla disciplina che questo mondo prova a interpretare. Celeberrimo è diventato quell'assunto della semantica generale che recita che la mappa non è il territorio, così come Eco nella struttura assente dice che la struttura invenuta dallo studioso nel suo oggetto di studio in realtà non esiste, non ha realtà ontologica, è solamente un modello conoscitivo, e questo è tanto più vero per la geopolitica, una disciplina tutto sommato recente che ha scontato molti anni di discredito, per l'interessato discredito che colpì la scuola geopolitica tedesca negli anni fra le due guerre e che si è ripresa, per così dire, solo negli ultimi 30-40 anni. È ibrida a partire dal suo stesso lemma, incrocia geografia e politica, non disponendo appunto di un chiaro e definito statuto epistemologico. E incrocia appunto geografia, storia, politica e qualunque altra scienza sociale a lei utile. In realtà questo, poi vedremo, è il punto di forza della geopolitica ed è l'ambito dove ricercatori eclettici come Fagallo appunto possono dare il meglio di sé. E appunto, per unirci alla geografia abbiamo due mondi, un mondo naturale, un mondo antropico, variamente intrecciati fra di loro, in più c'è anche un mondo immateriale che comunque a sua volta ha bisogno di strutture fisiche per esistere. Venendo invece alla politica, politica appunto intesa geopoliticamente, quali sono le unità di analisi predilette dalla disciplina? Le grandi civiltà, quelle analizzate dalla geostoria di Brodel, oppure gli stati? Sicuramente questo è l'oggetto privilegiato della disciplina, però a fianco agli stati esistono numerosi altri enti sovranazionali, l'ONU, il Fondo Monetario Internazionale, le ONG, le multinazionali stesso, quindi il quadro è effettivamente molto molto complicato. Se ciò non bastasse, la disciplina è costretta ad affrontare un duplice livello di analisi, da una parte appunto quello sincronico di cui ho parlato finora, appunto analizzando il mondo come un insieme finito, un sistema chiuso, dotato di una sua propria struttura, e dall'altra parte invece un livello di analisi diacronico, lungo, che analizza il tempo e il divenire delle relazioni che intercorrono fra gli enti che sono appunto il suo oggetto di studio. Ma anche qui abbiamo quali tempi, i tempi geologici, oppure la lunga durata, sempre della scuola degli Anlafi, ho visto che cita spesso, oppure il tempo evenemenziale dell'avvenimento, dell'accadimento. Questo poi è il tempo della cronaca, di cui la geopolitica deve fatalmente tener conto, perché nel giro di poche ore tutto un quadro, un sistema che si dava per scontato, fisso, immutabile, può cambiare radicalmente. E questo per quanto concerne la disciplina molto genericamente intesa. Ovviamente Fagallo adesso potrà darci ragguagli ben più precisi. Un'ultima questione: qual è il ruolo, il compito, il fine della geopolitica contemporanea? Dove, soprattutto in questi tempi di transizione, dove appunto il sistema che da un po' scontato sta mutando rapidamente, dove gli attori in gioco stessi rivoluzionano se stessi, ovviamente prendendo due casi più macroscopici, è il caso, non so, degli Stati Uniti che arretrano dalle terre medio orientali, si arroccano economicamente, viceversa invece una Cina finora silente,
prova la rivoluzionaria mossa delle nuove vie della seta, accerchiando gli Stati Uniti da est verso ovest. In questi campi la geopolitica si fa anche disciplina eliminatoria, ma appunto quali elementi considerare per una previsione che sia più possibile attendibile, soprattutto appunto in questi tempi di mezzo, dove nulla è più certo. Fagan prova a dare una risposta proponendo una teoria della complessità adeguata ai tempi complessi e mutabili che stiamo vivendo. Appunto, strumenti nuovi e complessi per un mondo nuovo e complesso. Così come complesso, se vogliamo, atipico, appunto, il relatore che abbiamo qui con noi questa sera, ex professionista del marketing, della comunicazione, giusto? Manager multinazionale, ma poi ci si presenterà meglio nel caso. E oggi è libero ricercatore in quello che immagino come un felice hortus conclusus nel suo studio fotografato. A gennaio, appunto, ho scritto il suo primo libro, Verso un mondo multipolare, che vi esorto a comprare alla fine della serata, lì sul tavolino, perché spiega anche per profani, in maniera chiara ed esaustiva, tutti i principali argomenti e strumenti di analisi, appunto, della geopolitica. E nulla, sono molte specificità di Fagan, per dirne due, oltre a poter contare su una solida erudizione che appunto esce in ogni pagina del suo libro, può contare anche su una prassi, una vita pratica agita, che effettivamente lo differenzia dai ricercatori solo universitari. E in secondo luogo il suo muoversi orizzontalmente tra varie discipline, affrontando di volta in volta, quando necessario, approfondimenti specialistici. Bene, io penso di aver detto anche troppo, quindi lascio la parola a Piero Luigi Fagan e buon ascolto. Salve. Dunque, ci eravamo messi d'accordo a trattare tre argomenti. Una era, diciamo, in generale l'ambito del titolo di questo incontro, cioè teoria della complessità. Ecco, non esiste una teoria della complessità, è una cultura, e questo era un blocco. Poi ci sono aspetti teorici relativi alla disciplina della geopolitica, che come oggetto al mondo, e che è fratella, sorella, diciamo, di un'altra disciplina che è le relazioni internazionali, quindi si potevano trattare insieme dal punto di vista della loro storia. Sono due discipline giovani, sono nate entrambe agli inizi del Novecento e hanno metodologie diverse, hanno una loro piccola storia, le principali teorie e via discorrendo. E poi il terzo blocco, diciamo che se il secondo era analitico, il terzo era sintetico, cioè la teoria con la realtà dentro, no? E quindi parlare della situazione geopolitica del mondo in generale, quella con i fatti. E il fatto in cui elenco ultimamente è sempre più, diciamo così, denso, perché abbiamo la questione coreana, la questione del sud-est asiatico, il popolo dei Rohingya in Birmania, e il Pakistan, Medio Oriente un po' la Champions League di coloro che si occupano, insomma, di casini internazionali, perché è perennemente nel caos, nel disordine, se non altro nell'ultimo secolo, cioè da quando le potenze coloniali hanno diviso in stati, perché quel posto lì per il precedente 1500 anni è sempre stato un impero. E quindi questo in qualche modo, diciamo così, ha inciso. Ci sono state recenti, non proprio recentemente, ma sono gli ultimi anni, le primavere arabe, abbiamo la Brexit, poi abbiamo Trump, abbiamo decine e decine di fatti. Allora io ho deciso di eliminare la seconda parte, quella teorica, perché ho pensato che mi sarebbe più interessante parlare del mondo oggi. Faccio solo una breve introduzione rispetto al metodo, diciamo, che è quello della complessità, perché siamo qui invitati da questi nuovi giovani che hanno scelto un programma ambizioso, no? Idee sotto sopra, e quindi è bella questa cosa delle idee sotto sopra,
non solo le idee, perché poi le idee fanno parte dei sistemi di idee, delle immagini di mondo. E oggi probabilmente il punto, quando affrontiamo degli argomenti, qualunque argomento, è proprio quello di rivedere i sistemi di idee, non solo le singole idee. E quindi mi sembrava giusto, in qualche modo, dar seguito a questo programma e parlare anche un pochino di che cos'è l'approccio complesso. Vi dicevo, non esiste una teoria della complessità, ne esiste una specificatamente nella matematica. In realtà c'è una cultura della complessità che nasce grosso modo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che poi si sviluppa praticamente in tutte le discipline. Non approfondiremo più di tanto. Perché è importante, probabilmente? Perché è forse il modo migliore per affrontare un problema. Il problema che poi è quello che illustrerò all'inizio della relazione. Il problema è quello che è una tesi, e la tesi è che il mondo, noi tutti, siamo finiti in una grossa discontinuità storica, cioè dove finisce un periodo, che è l'era moderna, e inizia un altro, dai contorni ancora confusi, che non hanno nome, in genere gli storici battezzano le nuove epoche, ovviamente dopo, ma ci sono motivi che consigliano nel fare la radiografia del mondo di partire da questo presupposto. Il mondo non è più quello di una volta. Dove? Quello di una volta che cos'era? Era il mondo moderno. Modernità intesa nel senso storico, quindi che inizia il XVI secolo. I periodi storici, le ere, terminano, iniziano, si sviluppano e terminano. Ci sono buoni motivi per pensare che questo periodo è terminato e noi siamo in una fase di transizione che non ha nome. La tesi che vi esporrò è che il nome che si può dare provvisoriamente a questa era è che è un'era complessa. E veniamo quindi alla definizione di complessità. Dicevo che è una cultura nel senso che non è... sapete che ci sono due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Ecco, quelli della complessità rifiutano la separazione tra cultura scientifica e cultura umanistica. Nel senso che affrontano il problema della conoscenza umana. La conoscenza umana varia a seconda degli oggetti e a seconda degli oggetti cambia i suoi metodi. E quindi c'è modo di fare scienza, art scienza ovviamente, per tutto ciò che riguarda particelle, atomi, molecole, cellule, fino ad arrivare al cervello. Quando passiamo dal cervello alla mente entriamo in un altro campo, che oggi, diciamo, dalla fine del XIX secolo viene chiamata scienze umane, dove probabilmente l'utilizzo del termine scienza è anche ambiguo e crea anche molti problemi, e poi c'è la cultura umanistica. Ecco, quelli della complessità rifiutano le separazioni anche antagoniste, nel senso che appunto tendono a usare tutti gli strumenti possibili per inquadrare gli oggetti. In breve si tratta di due cose specifiche. A voler usare un termine così ostico e culto è ontologia, cioè è una forma per la quale qualsiasi cosa, l'oggetto di qualunque frase, di qualunque nostra affermazione, viene pensato a priori come fosse un sistema. Perché? Perché la descrizione di sistema corrisponde praticamente a tutto ciò che noi possiamo considerare, tanto nell'universo materiale che nell'universo immateriale. Che cos'è un sistema? Sono una serie di parti tra loro in interrelazione, creano appunto un sistema, che è una cosa che ha maggiore coerenza interna rispetto all'esterno. I sistemi possono avere relazioni tra di loro e hanno anche uno scambio con l'ambiente nel quale sono posti. Vediamo nell'universo materiale, nell'immensamente piccolo, ancora noi non sappiamo qual è l'unità di partenza, non sappiamo neanche se c'è un'unità di partenza, una volta si pensava l'atomo, poi l'hanno spaccato, sono uscite fuori un sacco di particelle. Di cosa è fatta la particella? Oggi ci sono due scuole, una la teoria delle stringhe, l'altra è la teoria quanto relativistica, diciamo che ancora non lo sappiamo. Da lì in poi, particelle,
particelle insieme fanno atomi, atomi insieme fanno molecole, molecole insieme fanno, per quanto riguarda l'universo non biologico, fanno gas, liquidi o minerali. Per quanto riguarda l'universo biologico fanno cellule, le cellule che sono dei sistemi a loro volta possono essere vegetali o animali, il mondo vegetale poi si sviluppa in sistemi, anche quello è un bosco, un sistema, un ecosistema che viene scoprendo, mentre il mondo animale abbiamo i branchi, i banchi, le popolazioni, prima abbiamo gli organi, gli organismi, poi gli organismi insieme formano appunto sistemi, fino all'insieme del sistema dei viventi sul nostro pianeta. Anche nell'immensamente grande, il sistema solare fa parte di una galassia, di un sistema che fa parte di un gruppo di galassie e via discorrendo. Anche qui non sappiamo come finisce la storia, una volta pensavamo di avere un universo, adesso siamo convinti che invece ce ne sono anche altri, c'è cioè un multiverso, quindi ancora non è decisa la cosa, ma ad ogni buon conto, sia che siamo nell'immensamente piccolo o nell'immensamente grande, e tutto ciò che è in mezzo è tutto descrivibile come un sistema, nell'universo materiale, ma anche nell'universo immateriale, perché se noi prendiamo fonemi, morfemi, lettere dell'alfabeto, costruiamo parole che costruiscono frasi, che producono testi, proposizioni, testi, opere di un autore che a sua volta va contestualizzata rispetto a tutta l'opera dell'autore, ma anche del tempo in cui ha vissuto quell'autore, lo zeitgeist, diciamo, e anche del popolo, della cultura, della civiltà nel quale ha vissuto, tutto è scomponibile appunto in sistemi. Quindi è un'euristica, nel senso che si dimostra applicabile a tutto quanto, e da lì viene fuori tutta una serie anche, diciamo così, di guide. Le inferenze di cui non vi posso illustrare le parti, perché sennò facciamo una conferenza solo sulla complessità. Questo per quanto riguarda l'ontologia, cioè il discorso su ciò che è. Ciò che è nell'ambito della complessità viene sempre pensato come se fosse un sistema, a priori. Poi viene analizzato, si vede quali sono le parti, quali sono le interrelazioni, con quali altri sistemi ha a che fare, e quindi c'è una logica emergente, nel senso che come mille foglie, ogni strato della realtà emerge dallo strato successivo, no? Sapete, due atomi di idrogeno e uno di ossigeno fanno una molecola d'acqua, e però la caratteristica della liquidità dell'acqua non è gli atomi che compongono la molecola, perché la stessa molecola può essere liquida, può essere gassosa, oppure può essere un cristallo determinate temperature. Ecco, queste altre caratteristiche, che spesso vengono anche in rapporto al contesto, all'ambiente, non sono proprio dei costituenti di base. Quindi, in linea generale, nella cultura della complessità si cerca di non essere riduzionisti. E quindi l'uomo non può essere ridotto a un ammasso di cellule, l'uomo a un ammasso di atomi, non viene fuori l'uomo da questo punto di vista. E questo ci porta al secondo punto, che è invece veramente epistemologico. La cultura della complessità tende a essere molto multi-interdisciplinare. Ora, una caratteristica della cultura moderna, dall'inizio della rivoluzione scientifica, è stato proprio quello di dividere il sapere in discipline. Ed è stato molto utile, perché si è arrivati a un approfondimento, a una specificazione, a una specializzazione estremamente importante. Tempo fa ho subito un'operazione, ero molto contento di essere spanzato da un chirurgo specializzato, perché nel 400 erano barbieri, no? Che barbieri, cioè aveva il naso per cui di aprire. Chiaramente da questo punto di vista c'è un grande passo avanti. Ora non si contesta tanto questo, ma si contesta l'unicità, e cioè il fatto che noi affrontiamo spesso progetti complessi, complessi viene da complexus, cioè intrecciato assieme, e a seconda degli occhiali che noi mettiamo, come fossero polarizzati, come se fossero occhiali da sole, noi vediamo certe cose e non vediamo altre. E quindi quando affrontiamo problemi complessi, non so, l'Europa,
L'Europa può essere descritta dal punto di vista geografico, dal punto di vista storico, dal punto di vista economico, monetario, politico, culturale. Ecco, è un po' paradossale che in generale nella nostra cultura noi condividiamo solamente sguardi irrelati. Poi arriva l'economista e ti racconta tutta la faccenda economica, lo storico ti racconta tutta la faccenda storica. È strano perché in realtà l'oggetto Europa è un intrecciato assieme e quindi i fatti culturali, per esempio, la divisione tra i popoli del nord, il sistema economico generale dei popoli del nord e dei popoli mediterranei ha profonde ragioni anche storiche, no? Ci sono grosse divisioni che passano in quello che era l'Inus Romano, o la divisione tra cattolici e protestanti, lo diceva pure Weber, insomma, poi ce ne siamo dimenticati, adesso siamo in una narrazione che ci vorrebbe mettere tutti insieme, e queste distinzioni, l'Europa è il continente delle distinzioni, proprio in senso assoluto, sono 50 stati, ce ne sono 200 nel mondo, l'Europa copre il 7% della superficie terrestre, quindi con il 7% facciamo il 25% degli stati. E quindi queste sono decisioni epistemologiche che vengono fatte a priori, nel senso che si parla di questa come se fosse un'unità e allora poi discutiamo se deve essere fatta in una maniera o deve essere fatta in un'altra maniera. Ma questa è una tesi dimostrata che sia un'unità, anzi si può dimostrare appunto della sua diversità. In genere un rapporto multidisciplinare che è molto difficile da costruire. Io personalmente sono 15 anni che faccio lo studioso, faccio solo questo. Alzo la mattina, studio, leggo libri, prendo appunti, vi domanderete ma di che campi, non ve lo chiedo. Io prima lavoravo, ho lavorato per 25 anni, è andata abbastanza bene e differentemente da molti che dicono ah poi un giorno vorrei smettere, io invece ho smesso, ho cambiato vita, chiaramente spendo molto meno, mi sono comprato la mia libertà. Quindi non solo sono uno studioso ma anche indipendente, quindi io non insegno, non vivo di quello che dico, i diritti dei libri sapete che sono una cosa ridicola se te li pagano, e per cui non si campa di questo insomma, in generale, ed è una passione che ho riversato in uno studio appunto multidisciplinare, dalla fisica alla metafisica. Quindi almeno vi posso garantire, non la verità, ma a livello di metodo, non è solamente una dichiarazione evocativa, è una costruzione difficile, perché bisogna leggere un centinaio di libri di economia, un centinaio di libri di storia, e sapere quali sono le principali teorie sociologiche, fino ad arrivare appunto alla geopolitica relazione internazionale. Fine della complessità, ci ritorniamo alla fine. Iniziamo col mondo. Allora, questa storia inizia poco più di un secolo fa, nel 1900. Nel 1900 eravamo su tutto il pianeta 1,5 miliardi, oggi siamo 7,5 miliardi. Fermatevi subito se cominciate a pensare a Malthus e alla sovrappopolazione, perché non è di questo che vi volevo parlare, è un dato relativo. Noi qui siamo circa una trentina, se in uno schiocco di vita, perché un secolo di tempo storico corrisponde a pochi minuti di tempo umano in proporzione. Se con uno schiocco di dita, quindi da 30 passiamo a 120, quantomeno ci sono dei problemi logistici, per esempio non ci sono le sedie, poi qualcuno comincia appunto, tossisce, suona il telefonino, qualcuno c'ha sede, i bagni basteranno, non si sa. Ora qui siamo a fare una conferenza, ma se noi abitassimo insieme veramente, una famiglia di 4 persone che diventa immediatamente di 16, ci sono tutta una serie di problemi. Perché? Perché il contenitore è anelastico, il pianeta è quello. Per cui, come nei gas, se quello che contiene il gas è sempre quello e io continuo a mettere dentro gas, le molecole si urtano e comincia a manifestarsi maggior calore. Oggi siamo 7,5, ma fra 30 anni saremo 10. E mai nella storia umana la popolazione del pianeta è aumentata di un fattore 4 in un secolo. Chiaramente è aumentata di un fattore 4, in tempi molto molto più dilatati, il che significa che anche tutte le strutture umane, fossero regni, imperi, stati, culture, via discorrendo, hanno avuto il loro tempo, diciamo così, per adattarsi. Poi in realtà non si sono adattate perché la storia è piena di guerre, di casini, di collassi.
insomma, era diciamo, un pochino più diluito, primo. Secondo, ma siamo partiti da 1,5 miliardi, perché quando siamo passati da 1 milione a 4 milioni non se ne è accorto nessuno in tutto il pianeta. Partire già da 1,5 miliardi è un dato rilevante. Quindi sono aumentate le parti, abbiamo detto la complessità di un sistema, il sistema è parti, meglio chiamarle varietà, nel senso che se queste parti sono diverse tra di loro, aumenta la complessità. Quindi sono aumentate le varietà, non solo a livello di individui, ma per esempio anche gli stati. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli stati nel mondo erano 50, oggi sono 200, quindi sono triplicati in 70 anni. Chiaramente ogni stato è, come si diceva nell'introduzione, lo stato di unità metodologica, tanto della geopolitica che delle relazioni internazionali. Poi entrambi sono consapevoli che ci sono recentemente altri attori rilevanti come le istituzioni multilaterali, le ONG e via discorrendo, però in queste discipline non troverete quelli che così, si eccitano sul discorso che lo Stato è finito, che adesso è tutto un marasma vago, postmoderno, i flussi, che non si capisce niente, insomma, in generale i geopolitici partono dallo Stato non nella definizione semplice di Stato moderno, cioè se intendiamo una sovranità giuridica come una forza armata in grado di imporre internamente e di difendere esternamente, dal codice di Hammurabi che è del 1800 a.C., ma è talmente sofisticato che dobbiamo presumere che cose del genere esistessero anche nel 2500, nel 3000 a.C., quindi sono 5000 anni che gli esseri umani si organizzano in qualche cosa che possiamo chiamare Stato, non in senso espagliano, diciamo così, moderno, ma appunto nel senso più generale che avevo detto prima. Poi erano imperi, erano regni, erano città-stato, hanno preso tante forme. Però nella buona sostanza, come forma di organizzazione della convivenza umana, quella è stata quasi sempre dappertutto. Popoli nomadi, seminomadi e anche stanziali. Quindi sono aumentate moltissimo le varietà, ma sono anche molto aumentate le interrelazioni, perché a partire dall'inizio del Novecento il treno, la macchina, la nave, il telegrafo e dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovviamente con le nuove tecnologie, poi con la globalizzazione, internet e via discorrendo, in linea generale transazioni commerciali, transazioni finanziarie, turismo, migrazioni, sono enormemente aumentate anche le interrelazioni e sono anche proliferati i sottosistemi, evidentemente. Allora, questa enorme proliferazione di varietà e interrelazioni in uno spazio molto breve è quello che all'inizio dovrebbe giustificare, diciamo, la nostra presunzione iniziale di dire siamo in un tempo storico completamente nuovo. E il primo problema è che noi ancora ragioniamo, tra virgolette, in maniera vecchia, nel senso che la nostra strumentazione concettuale, i nostri sistemi di pensiero, anche le nostre logiche, provengono, nella migliore delle ipotesi, dal Novecento, ma molto più spesso in realtà dall'Ottocento, la divisione di cui accennavamo prima, da Weber dell'Ottocento, il liberalismo che è del Settecento, l'Ottocento, il marxismo che è dell'Ottocento, e via discorrendo. Tra l'altro, un periodo molto eurocentrico. E quindi la tesi che ci ricollega al discorso della complessità è che oggi il più grosso rischio che noi abbiamo è un rischio di disadattamento. Di disadattamento a un mondo che è enormemente cambiato. Del resto lo sentiamo appena, insomma, no? C'è una quantità di notizie, ma anche di fatti strani, tipo la Brexit, o il comportamento di Trump, notizia di stamattina, dazi per 100 miliardi sulle merci cinesi. Continuamente c'è una coazione, diciamo, una paranoia, la terza guerra mondiale, poi fortunatamente non scoppia mai, no? Cosa sta succedendo? Ecco, questo è un po' il contesto generale. In questo periodo, perché, come si diceva all'inizio, nell'introduzione, la geopolitica a un certo punto ha avuto un ban, dovuto appunto alla storia della geografia tedesca e poi all'utilizzo che hanno fatto i nazisti, ma anche perché un geografo tedesco, l'Ottocento, era molto chiaramente determinista, cioè c'era un po' la convinzione che una volta che io ho letto che questa è una penisola, dove è un'isola, è grande, è piccola, quanta posso dire qual è il suo comportamento.
Ecco, per, come dire, mediare questo determinismo è importante considerare non solo la geografia, ma ovviamente le persone che hanno vissuto quello spazio e quindi la storia. E quindi siamo alla geostoria più che alla geografia. E quindi facciamoci un breve riepilogo della geostoria del Novecento che ha accompagnato questi fatti che abbiamo prima citato. I primi del Novecento iniziano con una grande novità, nel senso che abbiamo come potenze Bretagna, la Francia, l'impero austro-ungarico, l'impero ottomano, la Russia, poi nella seconda metà dell'Ottocento l'Italia e poi alla fine si forma anche la Germania, che è l'ultima che si forma. Ma nel 1898 gli Stati Uniti d'America dichiarano il PIL che è superiore a quello della Gran Bretagna e la Gran Bretagna aveva il famoso impero, che era il grande impero della storia, 400 milioni di persone. In linea generale gli europei controllavano il 75% della superficie del pianeta ai primi del Novecento, ma appunto sorge una potenza che non è europea, anzi ne sorgono due, perché c'è anche la guerra tra Giappone e l'impero russo. Il Giappone, brevemente, nel 1800, il Giappone era un'isola chiusa a se stessa, gli americani mandano quattro navi, le famose quattro navi nere, col Commodoro Perry, il quale si mette nella rada dietro, l'antica Tokyo, punta i cannoni contro la città e chiede di essere ricevuto, perché non lo volevano neanche far scendere sul molo, usando argomenti appunto convincenti lo fanno scendere e lui dice, vedete, le navi sono quattro, ora io vi do un anno di tempo, voi un anno di tempo dovete decidere, non se, voi dovete decidere di aprirvi al libero commercio. Io fra un anno torno con 20 navi. Esattamente dopo un anno tornò con 20 navi. Intanto lo Shogun si era suicidato perché ovviamente per l'ignominia, per essere stato costretto a fare una cosa da un'entità addirittura estera, a quel punto i giapponesi decidono di aprirsi al mondo. E la prima cosa che fanno è invadono l'Asia, per cui invadono la Corea, invadono la Cina, la Manciuria e poi si fanno venire degli appetiti anche sulla Siberia e dichiarano guerra all'impero russo. I bookmaker al tempo davano vincente assolutamente l'impero russo e quindi è stato un po' uno shock che invece avrebbero vinto i giapponesi. Qui da noi invece c'erano francesi, inglesi, come ho detto, delle altre potenze, ma soprattutto era nata la Germania e con la Germania nasce il problema della Germania. Perché la Germania è storicamente un'entità fuori formato rispetto al resto dell'Europa. Oggi la Germania ha 82 milioni di abitanti, il formato degli stati più grandi, il nostro, la Francia, la Gran Bretagna, intorno ai 60-65. Quindi noi tre siamo, diciamo così, omologhi, loro sono più grandi. Ora, essere più grandi non è necessariamente garanzia di maggiore potenza, però, come dicono gli economisti, ceteris paribus, a parità di condizioni, cioè nel senso che uno sviluppa un sistema economico moderno, sappiate che la popolazione conta molto. Non so se avete conoscete il libro di Giovanni Arrighi, Il lungo ventesimo secolo, che è un po', diciamo, la sequenza anche di Ferdinando Rodin, no? La storia del capitalismo, Genova, Firenze, scusate, Genova, Venezia, sì, parte anche Firenze, poi Province Unite, poi Inghilterra, poi l'Inghilterra fa un accordo con la Scozia, si chiama Gran Bretagna, poi Irlanda, si chiama Regno Unito, poi gli Stati Uniti, oggi la Cina. Ecco, questa sequenza è anche una sequenza di sistemi che diventano sempre più grandi, sempre più voluminosi dal punto di vista demografico. La demografia è un'altra di quelle discipline essenziali che è stata in qualche modo oscurata, anche perché appunto iniziata con Malthus e con considerazioni eccessivamente positiviste, ma è uno di quei dati di realtà, proprio di realismo, se vogliamo di materialismo volgare, di cui spesso però non si tiene in considerazione, no? Uno dice, c'è più TV, ah, perché il sistema americano, questa economia americana è fatto da 330 milioni di persone, quindi il sistema è la forma economica degli Stati Uniti d'America è difficilmente applicabile alla Grecia, dove sono 11 milioni, tanto per partire, perché chiaramente l'investimento che può fare, possono fare gli Stati Uniti d'America, per esempio, in ricerca.
tecnologie apre tutta una serie di mercati e di possibilità che ovviamente i greci con la feta, perché più o meno quello c'hanno e basta, non possono avere. Ora, la storia della prima parte del Novecento è una sorta di fallimento dell'adattamento degli europei tra di loro, perché nell'Ottocento, per via del fatto che i britannici e i francesi si erano molto allargati dal resto del mondo, si era un po' sospesa l'attività nostra storica, che è quello di massacrarci uno con l'altro, perché la storia dell'Europa, più o meno questo significa, se vedete nel 700, nel 600, nel 500, e non solo quando c'erano gli stati, anche prima, diciamo dal scioglimento dell'impero romano in poi. In quei 50 anni facciamo due guerre e ne usciamo con una distruzione umana, materiale e anche culturale assolutamente totale, e soprattutto perdiamo completamente la nostra specificità di essere il mondo. Noi prima eravamo il mondo, adesso diventiamo oggetto della cura di due badanti, una che sta dall'altra parte dell'Atlantico, gli Stati Uniti d'America, e l'altra è l'Unione Sovietica. L'Europa si spacca e la parte occidentale, la parte a cui noi apparteniamo, diventa il cosiddetto sistema occidentale, con il patto atlantico, con la Gran Bretagna, e noi siamo convinti di tutti quanti di far parte del sistema occidentale, tenete conto che noi facciamo parte del sistema europeo, che non si chiamava occidentale, aveva una sua specificità e aveva anche una sua pluralità. Il sistema occidentale noi lo abbiamo in condominio con gli anglosassoni, quindi con la Gran Bretagna, Stati Uniti d'America, ma non è un dominio paritario ovviamente, perché è ampiamente diretto e guidato anche dal punto di vista culturale, soprattutto dal punto di vista culturale, oltre che economico e militare, dagli anglosassoni, specificamente dagli Stati Uniti d'America. Finisce la guerra e arriviamo alle relazioni internazionali. Cosa nasce? Nasce il famoso sistema bipolare. Il polo è praticamente uno stato molto potente, una superpotenza in qualche modo, intorno al quale ci sono altri stati che fanno parte, diciamo così, del suo gruppo. E quindi la bipolarità è il sistema occidentale nostro, ben conosciuto, e il patto di Versailles. Molto spesso, se vi leggete la storia, la parte orientale si è formata in risposta alla parte occidentale. È nato nel 49, il patto di Versailles nel 55, e questo tipo di, diciamo così, di calendario, se lo svolgete tutto, vedrete che mentre viene raccontato un Occidente che si conforma in risposta ai sovietici, in realtà molte volte, soprattutto all'inizio, si è trattato del contrario. C'era poi una terza entità, cosiddetti non allineati, però non era un polo, perché non c'era un paese che guidava questa terza entità in maniera egemonica, cioè i cinesi, gli indiani, gli egiziani e via discorrendo. E quindi in realtà non era un polo, però non è che tutto il mondo era bipolare, perché quando si parla di mondo, noi abbiamo un po' l'abitudine a farlo coincidere con l'Europa, ma il mondo è sempre stato sistematicamente più grande. In storiografia oggi c'è una nuova, chiamiamola non tanto corrente, ma insomma una sottocategoria che si chiama World History, in cui ci sono storici che si stanno specializzando nella storia del mondo, cercando di pulirsi il più possibile la mente, diciamo, dal presupposto occidentalista, e si cerca di vedere qual è la storia del mondo, che ovviamente ha una ricchezza, una diversità, una biodiversità, una storico-diversità molto maggiore di quella che noi di solito siamo portati a ritenere. Quando nel 1989 crolla il patto di Versailles, crolla il muro di Berlino e poi Ungheria, la Cecoslovacchia, nel 91 definitivamente l'Unione Sovietica, inizia quello che viene chiamato il momento unipolare, cioè gli americani si convincono di essere arrivati, come scrisse un famoso storico, Francis Fukuyama, nel 1992, con questo libro che si chiamava La fine della storia. Ora, voglio farvi notare una cosa curiosa: siamo nel 1992, 9 anni dopo, cambiano le torri gemelle, allora uno dice, ok, questo
qua, è sparito, si è sotterrato. No, non mi fu, continua a scrivere libri. Scrive su New York Times, un professore di storia. Ora, affermare che nel 1992 era la fine della storia, e ovviamente poi ritrovarsi la storia che ti bussa alla porta e dice, come diceva Mark Twain, le notizie sulla mia morte sono ampiamente esagerate, no? È un fallimento proprio del paradigma. Però qui da noi, se viene molto citato Popper, falsificazionismo, appunto viene citato, ma poi le cose vengono falsificate, ma poi comunque si continua a ripetere. E va bene, questo è un discorso più ideologico-culturale. E che cosa succede di significativo in questi anni, diciamo, più recenti, l'ultimo quarto del Novecento? Due cose che avete sentito, di cui siamo molto discusso: la finanziarizzazione e la globalizzazione. Vediamo molto velocemente di cosa si è trattato. Trovate la finanziarizzazione, la data essenziale è il 15 agosto del 1971, in cui il presidente Nixon, inaspettatamente fa un discorso in televisione in cui praticamente cassa un elemento molto importante di quello che era considerato l'ordine di Bretton Woods, una località negli Stati Uniti d'America, in cui gli americani e gli inglesi soprattutto si riunirono nel 1944 per stabilire l'ordine post-bellico, soprattutto dal punto di vista economico e finanziario, soprattutto dal punto di vista finanziario, diciamo. Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale e il dollaro come moneta di riferimento del sistema internazionale provengono da questo famoso sistema di Bretton Woods che avete sentito nominare. Faceva parte ovviamente della colonna del dollaro, e il dollaro era legato in qualche modo al fatto che voi potevate teoricamente convertire il vostro dollaro in oro, e Nixon dice: bene, da oggi in poi il dollaro non si può più convertire in oro, con il risultato pratico sostanzialmente di creare fiat money, cioè uno chiama la tipografia e dice: stampa i dollari, e poi quei dollari valgono in base a cosa? In base alla credibilità degli Stati Uniti, credibilità economica, credibilità finanziaria, credibilità delle 12 cordate che hanno. Da lì inizia tutto un percorso che poi vede anche grosse novità nel sistema bancario, con l'arrivo di Alan Greenspan, che poi fu monarca per 19 anni e prese praticamente il Fed e il dollaro con un tasso del 5,60 e lo portò praticamente a 0,5 e poi a 0 per lungo tempo, quindi un'inondazione di dollari. E poi un'altra data significativa è il 1999, in cui i repubblicani, che avevano la maggioranza al congresso, votano una legge poi ratificata da Clinton, che hanno cassato quello che si chiama il Glass-Steagall Act, che era una legge di buon senso che era stata fatta nel 1933 e che quindi aveva vissuto per 66 anni, in base al ragionamento per il quale, osservando cosa era successo nel 1929, cosa era successo? Era successo ovviamente dei casini nel mondo della finanza, e siccome come oggi le banche erano sia l'investment banking che le banche retail sono le nostre banche, quelle con i conti correnti, l'investment banking è la banca dove va la persona che possiede tanto denaro e che fa speculazioni, diciamo. Quindi nel 1933 si decide di separare queste due banche, in maniera tale che se si applica l'incendio, e si applica sempre nel mondo della finanza, questo incendio non arriva alla banca retail, e quindi la gente non va a fare la corsa agli sportelli, perché se voi sentite che stanno per saltare tutti i parametri, giustamente andate in banca a prendere i soldi, no? E quindi fanno questa legge di buon senso. Invece nel 1999 la levano. E da lì nasce un meccanismo per cui poi, quando c'è la crisi nel 2007-2008, e un po' anche come oggi, il fatto di dover andare, come dire,
banche che hanno fatto sempre dei casini, sempre dal punto di vista finanziario, non dal punto di vista della gestione corrente ovviamente, diventa un obbligo sistemico, perché se salta la banca, poi salta l'altra banca, salta tutto, salta l'economia, salta la finanza e via discorrendo. Ecco, questo lo si deve al fatto che oggi le banche fanno entrambe le cose e quindi se hanno un problema in un'attività, questo si riverbera anche nell'attività, diciamo così, più popolare. E si capisce perché per 66 anni ha prevalso il consenso e dopo no. Ma si capisce se poi passiamo dalla finanziarizzazione alla globalizzazione. Attenzione, la globalizzazione non è l'intensificazione degli scambi commerciali in tutto il mondo, perché ora si chiama internazionalizzazione. E dall'inizio, diciamo, dalla scoperta dell'America del 1492, oggi gli storici ne contano almeno 4. Ma leggevo un treno, una cosa sulla Via della Seta, al porto di Berenice, antico Egitto, sul Mar Rosso, hanno trovato roba del Vietnam del 300 a.C., cioè c'erano delle reti commerciali molto ampie anche allora. La globalizzazione è una cosa diversa, è decidere a priori che tutti gli scambi verranno fatti all'interno di un'unica istituzione che ovviamente ha un unico tipo di quadro giuridico. Quindi è una sorta di, come dire, di istituto, di istituzione, non solo dal punto di vista giuridico, ma chiaramente poi tutto quanto regolato in dollari e via discorrendo, che tende a fare di tutto il mondo, lo stesso mercato. Quello di cui noi oggi stiamo assistendo, a Trump che sta uscendo da questo tipo di logica, non è, come viene raccontato, l'isolazionismo in chiudersi a casa, è riportare la contrattazione tra singole nazioni, per cui io vado da te, con il quale ho un deficit commerciale molto alto, e ti dico, guarda, comprami più cose, se no io ti metto i dazi, oppure come gli europei, cercate di portare la spesa per la NATO al 2%, così lo spendo meno e con quei soldi posso finanziare il lavoro delle infrastrutture interne degli Stati Uniti d'America che poi a me serve per vincere le elezioni in Inghilterra a novembre. Mentre invece la globalizzazione è uno standard, per cui una volta che si è deciso che nessuno applica dazi, tutti i paesi sono aperti e le famose condizioni, le migliori condizioni vengono applicate a tutti quanti, e si sta cercando, come dire, di creare un metamercato, quindi un metasistema. Qui praticamente bisogna vedere un attimo perché ha funzionato un po' un sillogismo di questo tipo qui. Noi, dove il soggetto che sta parlando sono gli Stati Uniti d'America, perché poi adesso parleremo di quello che è il papà del neoliberismo, che non è solamente Tizio, Caio Sempronio, l'ottoliberismo che risale agli anni 30, ma sono le disposizioni sono valse, diciamo, all'interno delle WTO che hanno fatto da motore alla globalizzazione. Si chiama Washington Consensus. E si chiama Washington Consensus perché viene da Washington. Quindi molte volte queste analisi strutturali sul mercato mondiale omettono l'esistenza invece di un'intenzionalità politica, giuridica, ben precisa. Si chiama Washington Consensus ed è una sintesi che ha fatto un economista, Williamson, nel 1989, di ciò che volevano fare il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e il Dipartimento del Tesoro americano. E le disposizioni erano più o meno queste. Liberalizzazione assoluta del commercio, quindi appunto tutto il mondo del mercato, libera circolazione di capitali, si può liberalizzare il commercio ma non necessariamente i capitali, invece ovviamente qui la decisione era per entrambe. Dico ovviamente perché poi in realtà grandi numeri, quello che ha veramente inciso a livello di fenomeno è stata più la liberazione dei capitali che la liberalizzazione del commercio. Il commercio è stato estremamente importante, ogni volta che importiamo una merce di un altro sistema importiamo anche le sue condizioni. È chiaro che se quel paese non ha welfare e ha un costo di lavoro minore, la sua merce costa meno e quindi è più avvantaggiata rispetto alla nostra, no? E questo senz'altro è vero.
c'è il problema delle delocalizzazioni, è d'accordo, però in realtà quello che è servito di più per poi manipolare i giochi mondiali è stata la liberalizzazione dei capitali e degli investimenti esteri. Le privatizzazioni, perché l'ideologia prevede che l'economia funziona in base al mercato e il mercato funziona con un sistema complesso e quindi per capacità di auto-organizzazione, detta mano invisibile. Viene molto spernacchiato il concetto di mano invisibile, in realtà è una delle prime formulazioni della capacità di auto-organizzazione dei sistemi molto complessi. Anche la natura si auto-organizza in qualche modo e ogni volta che noi ci mettiamo mano noi turbiamo l'equilibrio, perché alla fine scopriamo che la natura sa fare le cose meglio di quanto noi non sappiamo cosa succede esattamente quando in realtà invece poi ci mettiamo le mani. Il problema è che non necessariamente poi la salute del sistema economico porta alla salute della società, ma questo è un altro discorso. Quindi privatizzazione, deregulation, perché chiaramente la capacità di auto-organizzazione non deve essere impedita da leggi esterne che sono leggi umane, quindi fallaci, e infine lo Stato, il ruolo dello Stato, lo Stato esiste per il mercato, quindi lo Stato, l'ideologia autoliberale, diciamo, che ha una funzione, si ammette che il mercato può avere dei fallimenti, quindi lo Stato deve stare un po' lì ad aiutare la società, parlo della teoria, parlo degli anni 30, poi diciamo era un po' più sociale come visione, era tedesca, sappiamo che i tedeschi sono una cosa, poi non sono un'altra, perché i tedeschi, per esempio, Friedrich Nietzsche, che era un economista liberale dell'Ottocento, dicevano no, all'inizio gli stati devono essere protetti, l'economia degli stati deve essere protetta, perché è come i bambini, no? Come i neonati, insomma, tutte le specie animali proteggono la prole, perché quando sei molto giovane non hai ancora sviluppato le qualità adattative che ti permettono poi di competere con le altre specie, no? E per gli stati possono fare la stessa cosa. Questo diceva Nietzsche, che viene dalla Germania, la Germania nel 1830, quando parla Nietzsche, ancora non è competitiva con la Gran Bretagna, mentre la Gran Bretagna l'ideologia è il libero mercato, subito tutti. Vado in Tanzania e la Tanzania che ha il rapporto con me totalmente deregolato, libero mercato. Ma come dire, qui siamo in una palestra, una box, no? Ci sono le categorie, ho preso Mosca, ho preso Massimo, e via discorrendo, perché se no vale tutto, saliamo su. Più grosso picchia di più, alla fine è questo, alla fine il libero mercato. Questo tipo di prescrizione da cui poi discende il neoliberismo praticamente è un sologismo strategico del tipo noi, dove noi che parlano appunto sono gli anglosassoni in generale, gli americani, gli inglesi, noi dominiamo il mercato perché lo dominiamo tramite le multinazionali, lo dominiamo tramite il dollaro, lo dominiamo tramite Wall Street. Il mercato domina l'economia, se noi estendiamo il mercato a tutto il mondo, tramite l'economia controlliamo le società, ergo dominiamo il mondo. Quindi il sistema unipolare voleva essere il trionfo di un modello, che era un modello, molte volte viene raccontato, no? Di trionfo del capitalismo, ecco, fate attenzione perché ci sono soggetti con nomi e cognomi, per cui si chiama, ripeto, Washington Consensus. Il potere che hanno avuto gli americani e gli inglesi nello sviluppare questo tipo di sette di idee di sistema, che poi troviamo in economia, che poi troviamo anche nella scienza politica, per cui è tripartito, c'è cioè la democrazia liberale, c'è cioè l'economia di mercato, il mercato con la mano invisibile, e nelle relazioni internazionali a un certo punto, negli anni Ottanta, compare la teoria liberale. Storicamente le relazioni internazionali sono una disciplina che si richiama a Sun Tzu, a Tucidide, a Machiavelli, a Hobbes, e c'è un certo consenso tra tutti gli studiosi con una visione un po' pessimista del mondo, della guerra come esito finale della competizione, una sorta di obbligo poi degli stati più grossi alla fine a finire a farsi la guerra uno con l'altro. E
dimensioni all'interno degli stati, li considerano un po' come delle palle da biliardo, ci sono stati più grandi, stati più piccoli, palle da biliardo più grandi e palle da biliardo più piccole. Mentre invece i liberali hanno una teoria per cui loro dicono se all'interno lo Stato è democratico e ha un'economia di mercato, poi iniziano un commerciare, quindi inizia un alto livello di interdipendenza. Poi danno un assunto mai provato, mai spiegato, cioè che le democrazie non si fanno la guerra tra di loro. E quindi tra interdipendenza, il fatto che le democrazie sono pacifiche, non si fanno le guerre tra di loro, tendono a costruire istituzioni multilaterali e globali, quindi una volta che sono mischiati con l'ONU, le varie associazioni, o c'è la figura che se ti fai una guerra, eccetera, eccetera, e quindi il mondo in quel modo finalmente arriva alla pace perpetua. E quindi distinguono gli stati buoni dagli stati cattivi. E questa è l'ideologia che sta sotto l'esportazione della democrazia, perché se fate tutto questo ragionamento ne consegue che se voi applicate la democrazia a quelle buone e a quelle cattive, esportandola come se fosse, come dire, di una standard, non una cosa che deriva dalla storia, dalla cultura del popolo, no, ma come se fosse appunto uno strutturalismo detto dall'export, facciamo di tutto il mondo democrazie e anche i giudizi che vengono da quando per esempio sentite che ma lì non è un paese democratico, non è un paese democratico, non ci vivrei, come diceva Rossa, no? Bello, ma non ci vivrei, ma questo attiene al turismo. Non per questo deve diventare un giudizio per cui noi lo andiamo a bombardare, perché avrà una sua storia, perché è configurata in quella maniera, come noi abbiamo una storia diversa, ammesso che noi siamo democrazie, poter dire che noi siamo democrazie, che è una storia diversa. Ecco, la teoria delle relazioni internazionali invece spinge proprio a fare di tutti i paesi dei sistemi democratici, in maniera tale che si allacciano con il mercato mondiale, che poi è quello descritto dal Washington Consensus, che poi alla fine serve per sviluppare una strategia di potenza. Ora, cosa è successo? Questa è quello che era stato detto, era stato pianificato, era stato pensato. Poi nel 2001, presi dall'entusiasmo, hanno fatto entrare i cinesi. Poi, recentemente, quando vai a fare i conti, scopri che il mondo è profondamente cambiato. Diciamo che fino a una quindicina di anni fa, se facevate la media della ricchezza in giro per il mondo, potevate fissare un punto nella mappamondo nel quale c'era la media della ricchezza, e questo punto era grosso modo nell'Atlantico a metà tra gli Stati Uniti e l'Europa. Oggi quello stesso punto sta all'altezza più o meno dell'Iran, non perché l'Iran sia un paese ovviamente così centrale e ricco, ma per dire che la media della ricchezza mondiale si sta spostando dall'Occidente all'Asia. L'Asia è il 60% del mondo. Gli occidentali all'inizio del Novecento erano il 30% del mondo, oggi sono l'11,5%. Noi, tutti europei, nordamericani, canadesi, australiani, neozelandesi, siamo solo l'11% del mondo. E mentre quando eravamo il 30, la maggioranza, il peso dominante era quello degli europei, oggi è pari, ma tendenzialmente diventerà maggiore anche quello degli americani, perché noi abbiamo dei problemi demografici, soprattutto in Italia e in Germania, dove abbiamo una bassissima riproduzione. Quindi noi proprio ci stiamo contraendo numericamente. L'Africa nel 1900 era un quarto dell'Europa come popolazione. Tra 30 anni sarà 4 volte l'Europa e l'età media degli africani sarà 17 anni media. Quindi abbiamo sotto casa un intero continente che arriverà a 2 miliardi e mezzo di persone, la cui età media è 17 anni. Ora chiaramente tutti questi giovani che vogliono fare, vogliono vivere, che vogliono giustamente vivere e vogliono anche magari un po' di benessere, nella misura in cui vivono in un continente che noi continuiamo a depredare, rapinare, multinazionali, estorcere risorse, materie prime, connivenza con regimi che ovviamente sono ampiamente corrotti e che poi diventano famiglie molto ricche che si vanno a comprare la casa a Chelsea, danno i soldi delle banche inglesi, insomma è tutto un sistema veramente che non funziona. Quindi, tanto più
migranti. Questi sono problemi sistemici, per cui è abbastanza ridicolo il dibattito che si sta facendo sui migranti. Li prendiamo, non li prendiamo, quanti ne prendiamo? Cioè, fra 30 anni, ripeto, c'è una tale sproporzione numerica e anche demografica, nel senso anche anagrafica, che in qualche modo, se non cominciamo a prevedere oggi quali devono essere gli equilibri e i rapporti con questo mondo, possiamo fare tutti i dibattiti che vogliamo, se non essere più aperti, più buoni, più cattivi, più ospitali, ma insomma ci troveremo chiaramente in una condizione che non è a livello delle cose che noi oggi stiamo discutendo e prevedendo. E quindi alla fine oggi il quadro qual è? Oggi noi siamo in quello che tecnicamente si chiama un sistema multipolare sbilanciato, perché siamo in un sistema multipolare, cioè gli Stati Uniti d'America, poi abbiamo due potenze inferiori che sono asimmetriche, perché la Russia è una potenza militare ma non è una potenza economica, e poi una potenza militare fino a un certo punto, nel senso che è una potenza nucleare, perché per esempio gli americani hanno una proiezione di potenza, cioè 12 portaerei, mentre i russi ce n'hanno una, che non so se vi ricordate, se avete visto le foto, no? Sputava ancora con motore a ghisa, per cui c'è tutto fumo nero, insomma non è proprio un portaerei più. I cinesi fino a poco tempo fa avevano un vecchio contatto ucraino riciclato, poi ne hanno costruita un'altra, adesso ne stanno ancora costruendo un'altra. Ma i cinesi non sono realmente competitivi sul piano militare, neanche atomico, sono circa 400 sistemi testate cinesi, sono 7.000 quelle americane, 7.500 quelle russe, ma sono una potenza economica, e quindi è un multipolare sbilanciato tra Stati Uniti, che è superpotenza, e queste due potenze, le quali ognuna ha un valore positivo, ma non su tutti e due gli elementi della potenza. La potenza è definita per demografia, per economia, quindi potenza militare. Si va verso un mondo in cui, per esempio, c'è un istituto, PricewaterhouseCoopers, che ha fatto un documento di proiezione del 2050, in cui l'unico paese europeo che sarà presente tra le prime 10 potenze economiche è la Germania, che sarà nona. Gli altri non solo saranno i cinesi, gli indiani, che abbiamo già cominciato a vedere nelle classifiche, ma ci saranno gli indonesiani, ci saranno i nigeriani. Una Nigeria con 400 milioni di persone, l'Eurozona con 330 milioni. Ora, naturalmente a oggi si fotografate qual è l'economia della Nigeria, però se incominciate a convertire demografia in ricchezza economica, come hanno cominciato a fare i cinesi, il famoso discorso di Deng Xiaoping al congresso per il comunismo del 1982, no? Sul socialismo con caratteristiche cinesi, importa se il gatto è bianco e nero, l'importante è che prenda il tono. Noi ormai ci siamo familiarizzati con i cinesi, ma sono 35 anni, sono solamente 35 anni che i cinesi hanno cominciato a sviluppare una qualche forma di economia moderna, e sono 1,4 miliardi, cioè sono 4 volte gli Stati Uniti d'America. Allora, ad oggi l'economia cinese è il 63% dell'economia americana a livello del PIL assoluto. Cambiano le cose per PIL pro capite riattualizzato, diciamo, nelle due diverse divise, però insomma complessivamente sono ancora 2/3 degli americani, però sono 4 volte la popolazione degli americani. Quindi dobbiamo cominciare a familiarizzare pure con il concetto che gli stati grossi, a parità di condizione rispetto al passato, diventano molto rilevanti, perché mettono una tale massa di persone che cominciano a lavorare a basso costo, che però poi cominciano a consumare e crescono, esattamente ripercorrendo lo sviluppo della famosa storia Genova, Venezia, Province Unite, Inghilterra e via discorrendo. Ma il mondo multipolare verso il quale stiamo andando, data la premessa che vi facevo su 7,5 miliardi della popolazione mondiale, non è solamente limitato a questi tre, che diventa veramente multipolare. In ogni area ci sono degli elementi, per esempio la Corea del Nord e il rapporto con la Corea del Sud, o piuttosto appunto stiamo aspettando che arriva l'India, o il Pakistan, o nel Medio Oriente i quartieri
tra Turchia, Iran, Arabia Saudita ed Egitto, l'Africa che ha 50 paesi. 15 giorni fa gli africani hanno firmato il patto per l'istituzione di un'area di libero scambio interna all'Africa. Oggi i paesi africani, mediamente, tutta l'Africa commercia internamente solo per il 16% del PIL. In Europa noi commerciamo per il 70% del PIL dentro l'Europa. Gli africani solamente il 16%, perché praticamente è quasi tutta materia prima che occupano poi i cinesi, gli iraniani, i cinesi, bla bla bla. Se si mettono a fare le cose tra di loro, per esempio, quello è un sistema che potrebbe anche molto, molto crescere. In linea generale stiamo andando verso un po' di regionalizzazione. Non so chi di voi conosceva il Trans-Pacific Partnership, che era un accordo di libero scambio promosso dal presidente Obama all'interno della strategia Pivot Asia, cioè spostamento del baricentro strategico americano dall'Atlantico all'Asia, perché se il punto si sposta dall'Atlantico all'Iran, che quindi va verso l'Asia, giustamente la strategia. Tra l'altro il Pivot Asia non è di Obama, era della Clinton, era un articolo del Foreign Policy del 2012 della Clinton. E, quando è arrivato Trump, e veniva molto criticato dalla Trans-Pacific Partnership perché era insieme alla TTIP, che era un accordo di libero scambio che noi avremmo dovuto fare con gli americani. Trump ha detto no, io questa cosa non la faccio, dimenticatela. Il fatto curioso è che una settimana fa hanno fatto il TPP senza gli americani. I giapponesi hanno preso la leadership dei paesi che hanno firmato poi il TPP, che sono il Cile, Panama, non mi ricordo chi altro dell'America, il Canada, il Messico, l'Australia, la Nuova Zelanda, poi il Brunei, il Vietnam, la Malesia, il Giappone, e hanno creato un'area di libero scambio all'interno del Pacifico. Gli africani, vi ho detto, noi più o meno l'Unione Europea, i sudamericani hanno da tempo il Mercosur, ci sono tanti progetti anche là per intensificare il rapporto e le relazioni. La geografia torna a essere molto importante, perché poi al di là, come dire, dei romanzi in cui tutto il mondo è un villaggio, che arrivano poi le navi, no? Ci mettono chilometri, tempo e costi per andare, per cui è molto, se voi prendete le prime 10 potenze economiche al mondo e prendete i primi 3 paesi per export e i primi 3 paesi per import, per uno di loro sono 64 posizioni, e beh, solamente gli Stati Uniti d'America commerciano più con la Cina, che non è un confinante, sono tutti confinanti. Noi commerciamo più con la Francia che con ovviamente l'America piuttosto che la Cina. La geografia è ancora molto importante. Quindi questa crescita, diciamo, di tutto il sistema mondiale porterà a delle regionalizzazioni, e dentro le varie regioni ci saranno delle seconde potenze e poi delle terze potenze. Quindi il gioco si fa estremamente complesso rispetto a prima, soprattutto rispetto all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica del 1989, in cui sostanzialmente era unipolare, no? Cosa porta il multipolare sbilanciato? Porterà un conflitto permanente. Ora, in realtà prima, quando lanciavano le bombe atomiche, si facevano le guerre iniziavano e poi finivano, erano molto distruttive, però erano anche premi in genere. Ora, a livello di grandi potenze, c'è la teoria, ma poi è diventata anche verificata in pratica, no? La pace che c'è stata dal dopoguerra in poi, nonostante gli americani con i sovietici, la cosiddetta mutual assured destruction. I sistemi atomici fanno sì che voi potete pure sparare, ma non c'è nessuna garanzia che poi l'altro da solo non vi spari, e se noi sono molto distruttive come armi, è un rischio che bisogna cercare ovviamente di non correre. Quindi questo, diciamo così, costituisce una sorta di tappo che spinge la competizione per lo spazio, che è l'essenza stessa della geopolitica, ad un conflitto estremamente variegato su tutti gli item possibili della vita di uno Stato. E quindi abbiamo guerre per procura, vari tipi di conflitti indiretti e non diretti, poi abbiamo,
competizione economica, dazi, poi abbiamo competizione finanziaria. La scorsa settimana i cinesi hanno lanciato il primo certificato di petro yuan, un future. È uno strumento finanziario collegato al prezzo del petrolio che però è quotato in yuan. Gli inglesi, furbi, scambiano yuan sul mercato già da 10 anni. La borsa di Londra, che è ancora importante per materie prime e soprattutto per il mercato valutario, mentre la borsa di Wall Street è molto più importante per le azioni delle società, delle multinazionali. Quindi ci sono guerre a vari livelli. Il Fondo Monetario Internazionale non è più solo, cioè, qui c'è tutta una battaglia per cui i cinesi stanno cercando di aumentare i propri diritti di voto. Il Fondo Monetario Internazionale è finanziato da 186 paesi nel mondo, che non è che è una cosa degli americani, è che gli americani hanno non la maggioranza, ce l'hanno in generale come occidentali, hanno il potere di veto e hanno il 18% delle quote. Per dire una cosa, l'India, che è la quinta economia del mondo, ha i nostri stessi diritti di voto dentro il Fondo Monetario Internazionale. Quindi, da parte della Cina, dell'India, del Brasile, della Russia, c'è una richiesta di maggior rappresentanza. Naturalmente, gli occidentali, i banchi americani, non gliela vogliono dare, e quindi cominciano a sorgere anche altre istituzioni, cioè l'Asian Infrastructure Investment Bank, promossa dai cinesi. I cinesi, insieme ai russi, insieme agli indiani, tagiki, uzbeki, kazaki, fanno parte della Shanghai Cooperation Organization. Stanno nascendo tutta un'altra serie di istituzioni, banche, fondi monetari, che diventano multipolari anche quelli, per uscire, diciamo così, dal monopolio del sistema che gli occidentali, i banchi americani, hanno imposto dagli anni 50. Spie, gas nel vino spruzzato sulle porte, poi si scopre che magari non era il gas nel vino. Hacker, fake news, ho visto una presentazione di uno che faceva vedere le copertine dell'Economist con le vignette su Putin negli ultimi 5 anni. Era divertentissimo, perché effettivamente quando si parla della nazificazione del nemico, vedevate, è una cosa proprio incredibile, è il polipo, sul mondo, e poi disegnata col ghigno, e poi con una grafica che vanamente richiama i manifesti appunto del periodo nazista. Insomma, c'è un utilizzo, diciamo, molto pesante in generale anche di tutto ciò che è sovrastrutturale per cercare di condurre questo tipo di conflitto. Dal punto di vista veramente geopolitico, vado a chiudere, ci sono delle faglie che bisogna osservare, perché sono i luoghi dove maggiormente, diciamo così, si concentra l'energia, come succede in geologia, no? L'energia del terreno. Qui questo terreno che è sotto a tutte queste varianti e tutti questi conflitti poi alla fine esplode in genere da qualche parte. E le parti da tenere sott'occhio sono il confine tra l'Europa e la Russia in generale, tutto. In Scandinavia, nel Baltico, stanno succedendo cose strane. Tra l'altro, i tedeschi hanno espulso i diplomatici russi e dopo una settimana hanno firmato per il raddoppio del Nord Stream. Il Nord Stream è un gasdotto che passa dalla Russia, entra nel Baltico e arriva direttamente alla Germania. Molto contrari i lituani, estoni e lettoni, molto contrari i polacchi. Gli americani hanno cominciato a mandare delle navi con GNL, cioè col gas liquido, per dimostrare: guarda, che se ti emancipi dal gas russo, noi ti mandiamo il nostro gas, che costa di più di quello russo, hanno omesso di dirlo. E quindi c'è tutta una battaglia sul Baltico, ma soprattutto che riguarda anche il Polo Nord, perché il Polo Nord disgraziatamente si sta sciogliendo. E però fortunatamente per gli stati lì si affacciano, perché è pieno, è una miniera a cielo aperto, sia di sostanze minerali, sia si stima che il 30% delle riserve di gas e di petrolio nei prossimi 30 anni sono allocate nell'Artico. Quando le ghiacciano non ne fregava niente a nessuno, per cui sì, ci sono delle linee, c'è cioè il Consiglio Artico con 8 stati all'interno, hanno fissato delle linee dicendo questo è mio e questo è tuo, ma molto vaghe. È chiaro che quando poi invece si va a competere nello spazio per dire esattamente io qui ci posso fare una tribillazione o è tua, oppure naturalmente nascono conflitti e via discorrendo. Ma questo riguarda anche la Polonia, il confine con la Bielorussia, con l'Ucraina l'abbiamo visto, Mar Nero.
Turkish Stream, che è l'altro gasdotto che, impedito di fare South Stream da parte dei russi, adesso stanno passando tramite la Turchia, che però bypassa anche l'Italia, mentre il South Stream doveva arrivare in Italia. E questo in qualche modo depotenzia anche il nostro ruolo nel Mediterraneo. Poi c'è la faglia caucasica, avete visto la foto forse di ieri di Rouhani, Erdogan e Putin insieme, lì c'è tutta una faglia, diciamo, dove gli americani, mettendo la Turchia all'interno della NATO, si erano garantiti una posizione molto importante, che stanno perdendo per varie ragioni. Il sud-est asiatico, dove c'è il problema, in linea generale dove ci sono stretti nel senso di Gibilterra, Panama, Suez, dove sono stretti ci sono casini, perché ovviamente se vuoi fare un blocco commerciale, il blocco è più stretto, no? Per cui i cinesi stanno costruendo da tempo, non so se avete presente la Mar Rosso, no? Parla a Suez, però lateralmente c'è il Golfo di Aqaba, in fondo c'è una città israeliana che si chiama Eliat, lì parte una ferrovia che arriva sul Mediterraneo, un posto si chiama Ashot, dove stanno costruendo un porto per le mega navi container, quelle di 4 che portano i nuovi grossi container, perché se si dovesse bloccare su WhatsApp non c'è un'alternativa, come c'è un progetto di fare un altro tipo di canale in Nicaragua a nord di Panama. Il sud-est asiatico c'è il famoso stretto di Malacca, che è uno dei posti ideali dove potete strozzare i cinesi. I contro i cinesi stanno aprendo porti direttamente sull'Oceano Indiano, in Birmania, ovvero nella regione da cui vengono i Rohingya famosi, che avete visto sui giornali, poverini, sono massacrati tra l'altro dai buddisti, ma anche dai musulmani, vengono massacrati dai buddisti e scappano in Bangladesh. Siccome sono massacrati da 50 anni, però, bisogna notare che oggi ci sono delle forze anche paramilitari e si sa che c'è gente che viene dal Pakistan, che viene dall'Arabia Saudita, quindi c'è un interesse geopolitico, come dire, a destabilizzare l'area. Purtroppo queste cose sono difficili da leggere se non si conosce tutto il background. Un'altra faglia ovviamente è la Corea, il problema coreano, ma non ne parliamo, ci siamo solamente. Poi c'è lo spazio proprio, cioè satelliti, chi arriva prima sulla Luna, chi andrà su Marte, ma ci sono molte cose che stanno viaggiando nello spazio e anche nello spazio virtuale, per cui avete visto da Cambridge Analytica, tutti i conflitti che ci sono. Geopolitica è la porta dello spazio, quindi dove c'è spazio, che sia terra, mare, aria o virtuale, lì c'è conflitto, perché siamo in una fase di conflitto permanente e multidimensionale. Tutto questo poi avviene in un mondo, e chiudiamo, in cui ci sono altri problemi di contesto, per esempio il problema ambientale, il problema delle risorse, il problema dell'acqua, il problema del cibo, il problema dell'inquinamento, il problema della crescita del mare. In Bangladesh sono 220 milioni. Già oggi c'è una penetrazione di 35 km del mare, e tra l'altro un paese totalmente agricolo, quindi anche c'è una casa là, non possono coltivare il riso, poi non li fanno. E sono musulmani, e dove vanno questi? Perché se vanno in India sono buddisti, a nord ci sta un pezzo di Tibet, non si può passare, dovrebbero passare tramite la Birmania, andare dove? Andare in Cina, quindi lì c'è un'altra potenziale disgrazia. La battaglia sulle materie prime, diciamo, verde, ma la potete ben immaginare, c'è anche una battaglia per la logistica, la famosa via della seta cinese. Il ramo terrestre passa tramite Pakistan, dovrebbe passare tramite il Pakistan e poi arrivare in Iran e poi sconfinare sul nord dell'Iran in una zona dove ci sono i curdi. I curdi stanno in Siria, in Iran e in Turchia, non stanno solamente in Siria barra Turchia. E infatti anche i curdi iraniani da circa un anno e mezzo hanno cominciato a farsi vivi, potenziati ovviamente da chi ha interesse a creare, diciamo, un po' di nervosismo in quel tipo di area. Il problema della crescita economica, della demografia, dei modelli politici, insomma è una guerra dimensionale, è un problema multidimensionale che facciamo veramente fatica io stesso a riassumervi in un'ora e mezza. Immaginate trattarlo
studiando veramente come queste variabili interagiscono l'una con l'altra. Però almeno spero di avervi trasmesso l'idea che questa è una diagnosi e perché c'è casino, insomma, c'è casino più che altro per questo tipo di motivi. E torniamo al discorso della complessità. Rischiamo un disadattamento a questo mondo. Ecco perché è importante lanciare un guanto di sfida, cioè rimettere le idee sotto sopra, rimettere sotto sopra i sistemi di pensiero, cercare di guardare al mondo, conoscendo il mondo per come il mondo è, non per come è la proiezione delle nostre ideologie che in qualche modo provengono anche solamente dall'Europa e magari da periodi storici completamente diversi. È uno sforzo che dovremmo cercare di fare veramente tutti, anche perché non viene fatto da nessuno, perché il mondo dell'intelligenza in generale, ma anche gli intermediatori di informazione, sono penosamente lontani, come dire, dalla presa di coscienza, dalla presa di consapevolezza delle fortissime discontinuità nelle quali siamo capitati. Gran parte del dibattito che io sento in televisione è surreale. Non che io sia disaccordo con quello che dice Tizio Caio, è proprio surreale nel senso che non vengono affrontati i problemi maggiori. Ci sono problemi a 10-20 anni che quando lo scoppieranno fra 10-20 anni sarà tardi affrontare un problema di quella dimensione. Bisognerebbe cominciare a trattarlo oggi. C'è una multidimensionalità di fatti che bisognerebbe anche a livello delle discipline, dell'accademia, cercare di intrecciare insieme. Vi ho rubato quest'ora e mezza, vi ringrazio dell'attenzione e comunque ce la faremo, speriamo.